casa perché gli hanno bloccato l'accesso al mutuo. Allora, social housing significa che lo Stato, senza tirare fuori i soldi, collega questi due soggetti. Allora, lo Stato garantisce con dei certificati presso la Banca d'Italia l'ingresso di uno che non può pagare, paga con un mutuo in 10 anni, 20 anni, decide poi il comune. Bene, si sposta, se il mutuo è di 10 anni si sposta a 20, se è di 20 si sposta a 30, si sposta a 40, quindi i soldi ci sono, si diluisce il tempo e lo Stato fa da garante, dando la casa a 1.250.000 persone. Voi pensate che questa cosa l'abbiano votata, la sinistra l'abbia votata, allora non vogliono votare nulla di queste cose. Scusa, chiudi che adesso c'è un personaggio straordinario di Francese che mi sta morendo di freddo. Andiamo, sì, andiamo a fare vedere le altre, per favore, rapidissimamente. Non ci ha messo i termini. Ora chiudi. Ci sono solo in Piemonte più di 5.000 edifici in stato di abbandono, in posti che sarebbero recuperabili con infrastrutture, con strade, con opportunità di lavoro. Perché? Non sto dicendo che la gente debba ritornare, sto dicendo che la gente in città cosa ci sta a fare tante volte? Esistono terreni a disposizione per essere coltivati, per generare reddito, e sono progetti che devono portare le infrastrutture tecnologiche per permettere di avere la connettività, la banda larga, poter avviare la ricoltivazione dei territori, opportunità di aziende, di lavoro. Siamo di nuovo lì, andiamo avanti, anche a livello di tecnologia, di nuovo, siamo di nuovo lì, opportunità di riqualificare edifici esistenti, conservando, è un progetto a cemento zero, basta costruire da quel punto di vista, basta, ce n'è per così di oltre, ci sono 40, pensiamo oltre da questo punto di vista, andiamo avanti, l'ultimo. Ci sono tante situazioni in Italia dove sarebbe possibile procedere, andiamo avanti. Bisogna andare avanti per iniziare. Grazie. Grazie a te, sei stato splendido. Grazie, sei stato splendido. Signori, adesso c'è un ragazzo che forse è il più giovane di tutti. Dove c'è qualcosa di cambiamento, dove c'è un cambiamento, cioè dove c'è da andare oltre, lui c'è sempre stato, ci sarà sempre. Abbiamo scritto un libro insieme con Casaleggio e lui è un uomo stimato in tutto il mondo, tranne che forse dalla stampa e dalla televisione italiana, forse da una certa stampa. È la fine che fanno i grandi della storia del proprio paese. Comunque noi, è sempre stato con noi ed è qua, al freddo, lì, e sta per venire qui a darvi un saluto. Signori, uno veramente che è veramente un premio Nobel. Cosa c'è? Vai, è lì? Aspetta, è lì? Tre minuti, bene, tre minuti perché si sta scaldando col norvegese. Allora, abbiamo parlato di edifici a basso consumo, io sono 20 anni che dico queste cose qua, concedetemela questa cosa, io non mi sono messo a fare politica, ho solo detto e ho solo continuato a ripetere quello che ripeto da 20 anni. Da 20 anni a Sant'Ilario mi facevo l'energia che accumulavo in batteria perché non c'era lo scambio con l'Enel, facevo l'idrogeno a casa, ve lo ricordate? Ma sono sempre stato curioso, è questo che voglio cercare di incuriosirvi, perché quando facevo gli spettacoli, facevo la macchina a idrogeno, lo spazzolino, i rifiuti, le case passive, la gente usciva e diceva: e adesso cosa facciamo? E adesso cosa facciamo? Adesso accogliamo con un gesto di affetto e d'amore il premio Nobel Dario Fo. Io da uno studio particolare. Sono felice di essere qua, ma tanto felice. Sono tanti, Dario, sono tanti. Poi sono di Genova, la maggior parte sono sulle spese. E vedevo sempre che entravano ancora, ero laggiù e passavano. E
neanche uno ha detto dove vai. Va bene, posso cominciare, sì. Brutalmente. Fatti vedere! Sulla cultura e sul suo valore in una società civile, cosa a cui all'inizio ha già vivacemente accennato Peppe. Spero di riuscirci col vento che spazza. Oh, mi scusate se porto il colbacco, ma è fondamentale. C'è un vento che porta via anche il cranio. Allora, dicevo, i grandi esperti mondiali dell'economia, fin dall'inizio della crisi internazionale che stiamo vivendo, hanno denunciato con grande vigore che l'immane catastrofe che ci ha scaraventati in ginocchio è il risultato di una vera e propria truffa combinata attraverso l'utilizzo dei cosiddetti derivati e dei titoli spazzatura. A dimostrazione di quello scempio, abbiamo visto qualche anno fa dall'America un servizio in cui venivano rappresentati migliaia di impiegati con le loro pratiche infilate in cartoni che se ne uscivano licenziati in tronco dagli istituti di crediti americani caduti in rovina. Guarda un l'onda malefica è giunta poi fino a noi, presentati in altri termini, ma con le stesse truffalterie. Tutti i nostri governanti che sono succeduti in questi ultimi anni ci hanno parlato subito col cuore spezzato dal dolore dei sacrifici che tutti, ripeto, tutti gli italiani equanimamente, come diceva il professor Monti, ricchi e poveri, abbienti e straccioni, avrebbero dovuto sopportare per salvarci dal baratro in cui stava cadendo tutta la nazione. E qui è arrivata la più grande, ripeto, la più grande frode finanziaria a dir poco spietata. Chi ha pagato e continua a pagare questo debito, togliendosi dalla propria tasca fino all'ultimo denaro? Soltanto gli operai, i piccoli risparmiatori, gli impiegati in bilico, le donne, i giovani, i pensionati. Una rapina sui diseredati per salvare chi? Chi? La nazione? Le banche e le multinazionali, yeah! Gli speculatori, i furbi, sono rimasti indenni, anzi, ne hanno avuto vantaggio, moltiplicando il loro capitale nascosto qua e là per tutti i paradisi fiscali. Ormai è chiaro, il paradiso è solo per i potenti e i manigoldi. Fra qualche giorno lo dirà anche il nostro benamato Papa Francesco. E noi, stupiti per tanta spudoratezza del potere economico, che si fa? Si resta con la bocca spalancata, emettendo ogni tanto qualche gemito classico dei fottuti da sempre? Per Dio! Oltretutto, non è sempre. Oltretutto. Oltretutto, non è sempre andata così. C'è stato un tempo in cui, di fronte alle angherie e alle rapine, si reagiva e come?
a cominciare dall'epoca antica in cui si sono fondati i comuni circa 1000 anni fa. Allora fare il politico non era una professione per gli scalpeli, ma un diritto e un dovere per ognuno. I responsabili delle libere pubbliche in Italia davano molta importanza alla conoscenza, quindi alle biblioteche, alle università e alle accademie. Le sovvenzioni per sostenere la cultura erano elargite in abbondanza perfino più tardi, all'epoca delle signorie con i principi duchi. Il vitale bisogno d'arte, di sapere, era così profondamente entrato nello spirito di ognuno da non poterne fare a meno. Così che oggi in Italia, grazie a quell'antico amore per la bellezza e il sapere, custodisce un enorme patrimonio culturale. Godiamo di una straordinaria quantità di capolavori, monumenti, biblioteche, che però facciamo fatica a gestire e mantenere attive. Anzi, le lasciamo andare tutte in rovina. Ogni giorno frana qualcosa. Ma com'è che i dirigenti salvo ultimamente il nostro Caimano preferito non franano mai? Anzi, vengono scaricati, sì, ma con buone uscite da una parte. A me capita spesso di recarmi all'estero per allestire spettacoli da recitare e incontro molti giovani italiani costretti ad emigrare in università da altri paesi per poter arricchire le proprie conoscenze. Quei giovani devono sopportare grandi sacrifici, spesso impararsi da zero una lingua e soprattutto accettare lavori pesanti e mal retribuiti come le pulizie notturne negli uffici, i camerieri, i facchini, pochi riuscire a pagarsi gli studi. Oltretutto, una volta terminato il proprio percorso formativo, in gran numero questi laureati trovano facilmente lavoro in aziende straniere e quindi non conviene loro tornare in Italia. Così ecco che, come se non bastasse, perdiamo un numero incredibile di talenti che avrebbero significato un bene inestimabile per il nostro paese, per le nostre comunità.